ritrovati all'appuntamento settimanale con la regola della sostenibilità, il programma di approfondimento di ogni lunedì dedicato appunto ai temi caldi, è proprio il caso di dire, della sostenibilità. Come ormai stiamo facendo dall'inizio della nuova programmazione, la prima parte del programma è dedicata all'approfondimento dei 17 punti dell'agenda ONU 2030 che stiamo affrontando insieme al professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Grazie sempre della tua disponibilità. Come abbiamo già ricordato più volte, quel 2030 è un traguardo ormai imminente, possiamo dire, e quindi grazie al tuo prezioso contributo stiamo valutando punto per punto lo stato dell'arte. Oggi ci concentriamo sul secondo goal e quindi lascio a te la parola per introdurci al tema. Il secondo goal riguarda un tema, ahimè, incredibilmente importante, che è sconfiggere la fame. Ecco, è un tema su cui siamo in ritardo, però fondiamoci sulle statistiche. Le statistiche sono state elaborate dall'Istat, che ha, con riguardo a questo secondo goal, preso in considerazione 16 misure statistiche. Se vediamo la slide delle variazioni con riguardo all'esercizio precedente, emergono comunque più miglioramenti rispetto ai peggioramenti. E rispetto ai 10 anni precedenti, la situazione di miglioramento è ancora più evidente. Quindi da questo punto di vista ci sono dei progressi. Dei punti fermi. Il primo, per sconfiggere la fame occorre raggiungere la sicurezza alimentare. C'è una slide che ci dice che secondo le stime della FAO nel 2022 circa il 30% della popolazione mondiale si trova in una situazione di insicurezza alimentare moderata o grave. La percentuale del 30% sale addirittura al 60% per le popolazioni dei paesi meno sviluppati. E in Italia? Nel 2023 la percentuale scende all'1,5%, con delle significative discrasie tra nord, dove si attesta allo 0,8%, al centro, dove si attesta all'1%, ahimè, al mezzogiorno, dove sale al 2,7%. Secondo punto fermo. Per sconfiggere la fame occorre migliorare la nutrizione. Le slide ci dimostrano che il problema della nutrizione sfocia in una situazione pazzesca, visto che stiamo parlando di fame, e cioè che c'è un eccesso di peso e di obesità, quindi il contraltare. Tra i bambini da 3 a 5 anni, la percentuale di bambini da 3 a 5 anni con eccesso di peso o obesità è in Italia nel 2022 pari al 33,5%. 1 su 3. In Italia nel 2022 la percentuale di bambini e ragazzi da 3 a 17 anni con eccesso di peso o obesità scende al 27,2%, ma è poco meno di 1 su 3. Quindi pensate un po', al problema della fame si associa un problema nutritivo, con eccesso di peso e obesità. Se mi consenti, prof, questa sono i paradossi del nostro tempo. Assolutamente sì, un dato bruttissimo. E forse sono anche lo sprone, come dire, a questi paradossi, questi eccessi opposti, sono lo sprone decisivo a non farci rimanere immobili e ad attivarci tutti quanti a partire dalle piccole buone pratiche quotidiane.
Perfetto, la soluzione qual è? Mi hai letto nel pensiero. La soluzione è che occorre promuovere un'agricoltura sostenibile. Purtroppo, se vediamo i dati delle slide, vediamo dei dati positivi, cioè che la quota di superficie agricola utilizzata per coltivazioni biologiche è in crescita e l'Italia è messa bene. E anche a livello di ripartizione territoriale, stavolta il Mezzogiorno non ne esce così male, anzi ne esce bene. Però ci sono delle cose negative. Alla forte crescita dell'agricoltura biologica non ha corrisposto nell'ultimo decennio una riduzione altrettanto significativa di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Pensiamo tutti a quello che sta succedendo con le api. Le api sono le sentinelle della biodiversità, le sentinelle del benessere e ahimè stanno morendo in grande misura. Pensiamo a cosa significa sostenibile da questo punto di vista. Dobbiamo fare delle cose tracciabili. Pensiamo quindi alla necessità di aiuti pubblici all'agricoltura, che è affetta da un gravissimo problema, che è quello dell'elevatissimo tasso di irregolarità nei contratti di lavoro che lo disciplinano. Quindi l'agricoltura è il settore chiave per rimettere in equilibrio il mondo, ma ha bisogno di tanti protagonisti che con cognizione di causa si mettono al lavoro, si adoperino per riportarla sulla retta via e farlo diventare un settore fondamentale della nostra economia. Perché in realtà già lo è, ma anche qua c'è un paradosso. Nonostante tutti i giorni noi ci alimentiamo, mangiamo proprio con i prodotti della terra e dell'allevamento, molte volte il grado di consapevolezza di noi consumatori è così basso che ci appunto induce a mangiare qualsiasi cosa, anche se appunto proveniente da processi di coltivazione o trasformazione molto scadenti. Ecco, anche qua se il consumatore, il consumatore, come si dice oggi, no, il cittadino fosse più responsabile e consapevole, potrebbe influenzare con le sue scelte anche la produzione. Sottoscrivo completamente, sono reduce da terra madre, quindi ci sono anche delle iniziative che vanno nel senso giusto e lì si parla di slow economy, si parla di agricoltura sostenibile nel vero senso del termine. Ecco, tutti questi processi positivi dovremmo aumentarli per aumentare veramente quello che dicevi tu, l'educazione da parte di tutti gli attori, tra cui il consumatore, che hai definito in maniera assolutamente adeguata consumatore. Eh sì, perché con le nostre piccole scelte quotidiane, con le nostre piccole azioni quotidiane, noi non ci stanchiamo mai di ripeterlo alla regola della sostenibilità, possiamo davvero cambiare il mondo, perché sono scelte che ripetiamo un'infinità di volte, ognuno di noi, ogni singolo cittadino, tutti i giorni. Se appunto queste singole scelte le moltiplichiamo per tutti i giorni dell'anno, per tutti gli abitanti dell'Italia, se rimaniamo come stiamo facendo grazie al rapporto Istat al perimetro italiano, ci renderemmo conto che l'impatto potrebbe essere tutt'altro che in influente, anzi, ecco, potrebbe condizionare pesantemente anche le logiche, tante volte non proprio corrette, della produzione e della trasformazione. Prof, come al solito il tempo ci sta sfuggendo di mano parlando di cose così importanti, quindi dobbiamo avviarci alla conclusione sul focus fatto appunto sul gol numero 2, sconfiggere la fame. Per te un altro minuto abbondante. Vi racconto un piccolo aneddoto. Ero da Albano e c'erano delle signore che mangiavano dietro di noi ed erano a un certo punto hanno cominciato a urlare, impaurite, perché si erano avvicinate delle api. E Albano si è alzato, è andato vicino alle signore e fa: Signore, voi dovete stare assolutamente tranquille. Se arrivano le api è perché il cibo è buono.
dovete preoccuparvi quando non vedete le api, perché significa che quel cibo non è buono. Ecco, questo era sicuramente un insegnamento che arrivava a Albano dal fatto di avere dei genitori che frequentavano una sana agricoltura. Quindi occorre tornare ai nostri sani valori e portarli avanti. Che bello questo aneddoto, davvero una gran bella conclusione. Meno male che Albano non si è arrabbiato, perché tante volte, ecco, ci scherziamo su, tante volte non le manda a dire. Bene, prof, sono davvero felice di averti avuto come nostro ospite, ma oggi possiamo definirti un co-conduttore di questo programma che nel suo piccolo vuole, ecco, provare a stimolare questo cambiamento di mentalità fondamentale che è vero, è compito di enti e istituzioni, ma che deve partire anche dal basso, perché dal basso possiamo generare un cambiamento altrettanto significativo. Grazie. Arrivederci allora a lunedì prossimo e buon proseguimento di giornata. Grazie, grazie, grazie. Bene, eccoci ritornati insieme e lo facciamo per parlare di un'iniziativa importante giunta alla sua terza edizione e in collegamento con noi Franco Dinelli di Pax Christi per parlarci appunto della terza edizione della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace. Buongiorno Franco, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Siamo veramente felici di essere in collegamento con Pax Christi, proprio perché in questo momento lo scenario internazionale è particolarmente delicato ed è quanto mai opportuno, necessario continuare a formarsi sui temi del dialogo, della pace, del confronto, e sappiamo che questa terza edizione della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace anche questa volta prevede un programma ricco ed articolato con docenti d'eccezione. Ecco, ti chiederei di parlarcene anche ampiamente, mentre chiacchiereremo vedremo anche alcune immagini tratte dal sito ufficiale di Pax Christi, per cui avviamo questa chiacchierata. Grazie. Questa iniziativa nasce, diciamo, anche questa, come spesso succede, si sente parlare in questo periodo, in periodo Covid, quando eravamo rinchiusi nelle case. E io con altri amici di Pax Christi abbiamo, soprattutto con Giuliano Spalla, il nostro project manager, che è il motore di questa iniziativa, abbiamo pensato un po' cosa fare, perché come dice lei, anzi, come dici tu, mettiamoci del tu, Grazie, molto volentieri. che è una cosa. Io vengo dall'ambito scientifico, sono un ricercatore del CNR, ho lavorato all'estero, ma giù si danno tutti dello you, quindi è un po' il tu. A volte non vorrei essere offensivo, ma credo che sia un modo anche per sentirci e per migliorare le relazioni fra le persone. Lei e voi spesso tende ad allontanare. Anche questa è una forma, secondo me, è importante per costruire le relazioni. A volte in ambito accademico siamo troppo distanti dalle persone. Quindi questa iniziativa nasce alcuni anni fa, come stavo dicendo, perché notavamo, ho sempre notato, che manca. Io insegno anche a Scienze per la Pace, che è una facoltà che è nata circa 10 anni fa a Pisa, e mi occupo di disarmo e controllo di armamenti, faccio parte anche dell'Unione Scienziati per il Disarmo, perché di Pax Christi, di cui sono il presidente del centro studi. E in questo ambito, avendo a che fare anche in ambito accademico e anche, diciamo, più di attivismo, mi sono reso conto con altri amici, collaboratori, che spesso manca proprio la formazione base. E quindi, come centro studi, una due delle cose che sono, diciamo, i punti cardine sono: una, la formazione sulla non violenza attiva e la pratica della non violenza attiva, che è un metodo attivo di risolvere i conflitti senza giungere appunto alle guerre, ma tramite metodi anche
di interazione, no? Di miglioramento della relazione. Paschista Interazione da anni lancia anche questo nell'ambito della scuola, nell'ambito, scusate, della Chiesa Cattolica. 2 settimane fa è stato fondato un istituto proprio per l'influenza attiva, fondato e l'evento inaugurale è stato fatto proprio vicino a Piazza San Pietro a Roma. L'altro elemento fondamentale che è collegato al diritto internazionale, quindi a quello che tu stavi dicendo in particolare sul discorso della guerra, che è la conoscenza dell'ONU. L'ONU in realtà molti la invocano, altri la criticano spesso perché non interviene quello che sta succedendo adesso in Palestina, ma lo stesso quello che è successo in Ucraina e direi nella maggior parte dei conflitti. Ci lamentiamo sempre che non funziona. Ecco, la conoscenza dell'ONU, dell'ONU ha nella sua tradizione ha sviluppato tanti metodi di relazione, di risoluzione dei conflitti che non sono conosciuti. In Italia pensa che non sono tradotti quasi nessuno dei principali documenti tradotti in italiano. Documenti sul disarmo, documenti sullo sviluppo umano, che è stato sviluppato ad esempio da illustri personaggi italiani, ricordo si chiama Carillo, che è stato anche allievo di Basaglia, quelli che ha sviluppato la teoria dello sviluppo umano, che sono proprio metodi fondamentali per migliorare la vita di tutte le popolazioni, di tutti i popoli, ma non solo in ambito di guerra quando scoppiano. Quelle sono tutte tecniche e metodi che possono sviluppare strumenti che possono aiutare a risolvere i conflitti e a sviluppare i popoli in tutto il mondo, che non sono conosciuti e se non sono applicati. La nostra scuola intende anche portare questo, per esempio nella prima edizione Carrillo è stato pure anche un docente, attualmente non è più per motivi anche di età, insomma, di impegno, ma è proprio quello di far conoscere tutte queste pratiche. La non violenza, come ben sappiamo, nasce non solo in ambito cattolico, ma nasce da Gandhi, da Martin Luther King. Ma in Italia abbiamo dei discepoli di altissimo livello, da Danilo Dolci, l'esperienza sua che ha avuto nel sud Italia, ma ce ne sono tanti altri. Il nostro stesso Don Torino Bello, di fatto. E sulla scia di questi grandi maestri, ovviamente, ecco, facendo dei percorsi come quello di cui stiamo parlando, possiamo nutrire ovviamente la nostra mente, crescere e essere massa critica, perché è vero che siamo piccoli di fronte ai governi, alle istituzioni, tante volte ci sentiamo inermi, ma ecco, quando ci manca la consapevolezza e la preparazione anche per poter interloquire con gli enti, siamo ancora più penalizzati. Per cui occorre far tesoro degli insegnamenti dei maestri, non rinunciare a formarci per poter essere cittadini attivi, come si suol dire. Penso che la scuola di innovazione sociale per la pace in questo senso sia un'opportunità straordinaria. Ecco, a chi si rivolge questo corso che, ricordiamolo, partirà a breve? Sì, Come si parteciperà? Quali sono le modalità di partecipazione alla scuola? il corso partirà giovedì, le iscrizioni sono aperte fino a domani sera, anzi invito caldamente chi fosse interessato a contattarci sulle email, quello che appunto troviamo sul sito, ma anche sul sito della Scuola Lateranense, con la quale collaboriamo in maniera proficua da alcuni anni. Nella nostra concezione, questo corso può veramente essere aperto a tutti, sia da insegnanti a operatori pastorali nelle diocesi, nelle chiese. Infatti l'abbiamo diffuso e grazie anche al patrocinio con Don Bruno Vignani della Pastorale del Lavoro, che appunto patrocina anche questo per la prima volta. Questa è la terza edizione, ma lui è stato anche docente anche lo scorso anno. Ed è aperto appunto anche a figure aziendali, figure di cooperazione sociale verso l'estero, perché veramente aiuta dando un po' di infarinatura, partendo da argomenti come possono essere, che ne so, aspetti anche di geopolitica, aspetti di finanza etica, aspetti di come organizzare anche la progettazione. C'è una bellissima collaborazione con AIFO.
che dura ormai da 3 anni, e quindi aperta veramente a un ampio spettro di persone, ma direi anche a coloro che hanno curiosità e si vogliono formare, perché noi abbiamo bisogno veramente di promuovere i diritti umani, rispetto dei beni comuni, la risoluzione dei conflitti a tutti i livelli, che non sfoci in diciamo conflitti sociali, conflitti, ma conflitto è sbagliato, diciamo guerre sociali, perché il conflitto esiste e esisterà sempre. Quello che noi dobbiamo educarci e educare tutti gli altri è che i conflitti possono essere risolti, devono essere risolti, possono essere risolti usando strumenti adeguati, senza arrivare a guerre di famiglia, guerre sociali, guerre inteso proprio come sta succedendo appunto in Ucraina e in Palestina. Ma in quei contesti ovviamente ci vogliono esperienze e organismi più ampi, come appunto l'ONU, ed è per questo che è importante che in un corso tutti questi aspetti vengano toccati. Ma credo che chiunque può trovare giovamento dal frequentare questo, anche grazie noi abbiamo questa esperienza con l'Università Lateranense, che può sembrare un aspetto estremamente lontano, a volte parlo con le persone, sempre che quando parliamo di queste facoltà che hanno una storia lunghissima, un'esperienza altissima, in realtà poi troviamo aspetti molto umani anche nella pratica, la discussione. Il corso è prevalentemente online, erano previsti 2 incontri in presenza, il primo abbiamo deciso di fare anche quello online, e proprio sarà riguarderà la finanza etica, e l'ultimo invece sarà in presenza a fine aprile con anche il nostro presidente Monsignor Giovanni Ricuti, che è una, permettetemi di dirlo, un'eccellenza della Puglia, e mi fa molto piacere ricordarlo, ci ha sempre aiutato a promuovere questa iniziativa. Grazie Franco Dinelli, presidente del Centro Studi Economici e Sociali di Pax Christi, per averci parlato di questa importantissima iniziativa giunta alla 3ª edizione, la Scuola di Innovazione Sociale per la Pace, alla quale potete aderire collegandovi al sito paxchristi.it per potervi iscrivere, per poter seguire tutto il corso. Presidente, è stato davvero bello e importante parlare di questa iniziativa e dei temi che sottende. Io mi auguro di risentirla presto, di risentirti presto, per magari anche fare un punto di come procedono i lavori. Certo, io sono sempre a disposizione, anche perché io ho una lunga tradizione con il papiro, mio zio era un grandissimo devoto, la mia famiglia è sempre stata molto devota. Il primo viaggio che ho fatto lontano dalla mia Toscana è proprio per venire a Padre Pio, avevo 12 anni, sono stato portato lì, quindi ho un grande ricordo. Molto bene, allora posso anche dire che ti aspettiamo qui negli studi, magari ecco, per parlare di questo ed altro, e quindi questo non è un addio ma un arrivederci, grazie ancora per la tua disponibilità e a presto. Grazie a te, buon lavoro e grazie a tutti. Noi subito dopo la pausa pubblicitaria torneremo a parlare anche del creato, che purtroppo ecco, tante volte proprio le guerre che arrecano tanta tristezza, tanta sofferenza, morte non solo agli esseri umani ma a tutto, appunto, tutto quello che li circonda, tutto il creato. Lo faremo con gli amici di Laudato Si, della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che intervisterà Cecilia Dall'Olio, una delle responsabili, direttrice associata dei programmi europei del movimento Laudato Si. Per cui restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Buongiorno a tutti, eccoci qui nello spazio dedicato, anzi riservato alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Ci ritroviamo anche quest'anno e siamo contenti, abbiamo con noi Anna Paola, buongiorno, e quest'anno facciamo una cosa un po' particolare con voi. Abbiamo pensato che vogliamo parlarvi, raccontarvi la bellezza ma anche l'attualità dell'enciclica Laudato Si. Noi ne abbiamo un po' fatto una ragione di vita ultimamente, nel senso che quello che facciamo cerchiamo di ispirarlo a questo documento importantissimo che il Papa ha donato alla Chiesa,
E quest'anno lo vogliamo farvi vedere un po' la bellezza di tutto questo. E abbiamo invitato delle persone per questo, vero Anna Paola? Sì. E abbiamo con noi degli amici, ogni volta vi presenteremo degli amici. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Cecilia Dall'Oglio, che è, eccola qui, ringraziamo. Buongiorno, la ringraziamo per aver accettato di aiutarci in questo. Lei è il coordinatore del movimento Laudato Si, quindi chi più di lei ci può parlare di questa enciclica? Noi da poco tempo l'abbiamo letta e la stiamo gustando, però lei forse più di noi. E a lei vogliamo rivolgere qualche domanda, sì, vero Anna Paola? Sì, sì, salve dottoressa. Ecco, è proprio per aprire questo momento di condivisione, vogliamo snocciolare un po', partendo proprio dal documento, dal testo che ispira queste nostre riflessioni. Infatti il Papa, all'inizio proprio dell'enciclica, al paragrafo 14, ci dice: rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci riguardano e ci toccano tutti. Ecco, queste espressioni ci fanno capire realmente i sentimenti con cui il Papa nel 2015 donava questo documento, questo testo alla Chiesa. E lei, dottoressa, che ha approfondito, ha studiato, si è nutrita di questo documento, l'ha snocciolato e se l'è goduto, ecco, ci può parlare dei messaggi principali che contiene? Intanto grazie tantissimo per il vostro impegno e grazie per questo invito. Avete usato delle parole che già dicono tutto su come per voi la Laudato Si e questo impegno per la cura del creato sia qualcosa di molto importante. Non avete usato parole a caso come gustato. Ecco, e la domanda che arriva oggi, devo dire, mi emoziona perché oggi si è aperta, no, con la messa il sinodo, la seconda assemblea sinodale, e veramente la citazione che voi avete fatto sembra proprio il richiamo che anche oggi il Papa ha rinnovato a questo dialogo, a questa relazione. Oggi è stato meraviglioso fare questa attualizzazione, no, a quest'aquila che vola in alto e nello stesso tempo si piega e scende, quindi un dialogo che è fatto di relazioni che sono fondamentali, saranno fondamentali in questi giorni con tutti i nostri rappresentanti per il sinodo, in un momento storico della Chiesa, della nostra Madre Chiesa, e così nella Laudato Si, questo richiamo fortissimo al dialogo e alla relazione. Per me la Laudato Si è stato, come avete detto anche prima, un'altra parola che avete utilizzato che mi ha colpito, un dono, proprio un dono che ha connesso mondi che alle volte sembravano quasi, no, come io sono di Paolo, no, io sono di Pietro, io sono per la cura, no, di più della famiglia, della vita dal suo inizio alla sua fine. No, io sono più impegnato sui migranti, sulla giustizia sociale, sul non sfruttamento dei popoli, dei paesi veramente impoveriti. Invece il Papa ha connesso tutto in questo grido dei poveri e della terra. Io credo che questo sia il primo dono, perché ci ha unito, siamo tutti uniti in questa cura, e questa cura che l'altra, per me, momento fondamentale della Laudato Si, e voi penso mi possiate comprendere molto bene come amici di San Francesco, è proprio che tutto inizia dalla lode, e il nostro impegno non nasce dalla paura, dalla catastrofe, pur essendoci una grandissima crisi climatica molto urgente, ma nasce perché noi viviamo la dimensione della contemplazione
e ci sentiamo parte di questo dono del creato, e da questa lode nasce la cura. Quindi il Papa ha connesso non solo il grido dei poveri e della terra, ma ha connesso la dimensione spirituale della contemplazione, di sentirsi parte del creato, alla dimensione degli stili di vita, sia personali che comunitari, a quella dell'impegno profetico e politico, come abbiamo visto un anno fa con la Laudate Deum. Ecco, forse diciamo per chiudere, anche perché con Maria Stella abbiamo avuto il piacere di vivere la dimensione proprio del laboratorio, dell'immersione, un po' il battesimo dei poveri che abbiamo vissuto insieme a Roma, alla Città dei Ragazzi, all'interno del Joint Diploma in Ecologia Integrale. Allora direi che l'altro aspetto fondamentale della Laudato Si è il paragrafo 19, quando dice che l'obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. E ieri il Cardinal Cerny, nella cerimonia che è il prefetto per il Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, nella cerimonia penitenziale, ha chiesto perdono per aver reso il creato dei deserti. Quindi noi abbiamo proprio questo, come siamo sensibili, è nel nostro cuore questo grido dei poveri della terra, ed è fondamentale che sia così, ecco. Grazie, grazie anche per aver rievocato questo momento bellissimo che è stata la visita alla Città dei Ragazzi a Roma, dove abbiamo potuto veramente toccare con mano quanto bene possono fare le relazioni con i nuovi poveri, no? Quella città era nata per soccorrere alcune persone, adesso soccorre gli stranieri, i minori stranieri che arrivano e che sono veramente senza punti di riferimento. Dottoressa, brevemente, abbiamo i tempi televisivi che ci bloccano un po', sappiamo che lei è anche membro del Comitato per il Tempo del Creato, no? Il Tempo del Creato è tutto questo periodo che il Papa diciamo ha molto a cuore, no? Dal 1 settembre al 4 ottobre, quali sono le iniziative che sono state fatte nel mondo? Noi qui a San Giovanni abbiamo fatto qualcosa, ma lei ha uno sguardo certamente appunto integrale. Allora, innanzitutto siamo alla fine quasi di Tempo del Creato, il 4 ottobre per la festa di San Francesco si chiude e per noi è una grande gioia poter dire che sono state centinaia e centinaia in tutto il mondo le iniziative che sono state poste in essere da tantissime persone di buona volontà delle diverse confessioni cristiane. In Italia sono state più di 200, ad Assisi c'è stato un fittissimo calendario, nella diocesi qui vicino a Roma, sabato scorso c'è stato Alzati e Pedala, quindi in bicicletta con la partenza con il vescovo per arrivare col messaggio della Laudato Si in tutte le parrocchie, e promuovere anche la sostenibilità non utilizzando mezzi inquinanti. A Roma abbiamo avuto sabato l'incontro locale del movimento Laudato Si, perché in questo Tempo del Creato abbiamo anche chiesto a tutti gli animatori dei circoli, alle organizzazioni membro, di promuovere incontri locali del movimento Laudato Si, sempre nell'ascolto dello spirito e anche con il metodo imparato alla Settimana Sociale dei Cattolici, proprio di dialogo. E il movimento Laudato Si è nato nel 2015 proprio per questo motivo, per ispirare e mobilitare i cattolici nel mondo a prendersi cura della nostra casa comune e a realizzare la giustizia climatica ed ecologica in collaborazione con tutte le persone di buona volontà. Tempo del Creato è un tempo ecumenico, sul sito c'è ogni anno una guida per le iniziative di preghiera, di riflessione, e quello che constatiamo è la bellezza che sempre di più queste iniziative sono fatte insieme, perché appunto non ci dimentichiamo quella parola e quella citazione vostra iniziale sul dialogo, sulla relazione, solo insieme possiamo uscirne.
Grazie, grazie, è bellissimo quello che ci avete detto. Vi ringraziamo veramente e speriamo che questa presentazione così carica di passione abbia coinvolto anche i nostri telespettatori, chi ci ascolta, abbia fatto venire un po' la voglia di leggere, di prendere in mano questo documento che è veramente straordinario. Se posso, allora, se qualcuno gli è venuto la voglia, sul sito del Movimento Laudato Si troverà le informazioni anche sul prossimo corso per animatori Laudato Si, che sarà dopo Pasqua, inizierà nel prossimo anno, quindi potete già prendere informazioni, e se volete impegnarvi ancora c'è da firmare il trattato di non proliferazione dalle fonti fossili, trovate tutto sul sito anche di Tempo del Creato, perché quest'anno è stato anche una voce profetica di tutti i cristiani nel chiedere veramente con urgenza di uscire dalle fonti fossili, pur se con cammini chiaramente di giustizia e anche in questo di dialogo. Grazie. Grazie, grazie Cecilia, davvero è stato prezioso ogni singola parola che ci hai condiviso, donato. Sì. Ti aspettiamo qui e sicuramente ti disturberemo un'altra volta, perché ci fa bene ascoltarti, fa bene a tutti ascoltare persone impegnate e piene di appunto passione come te. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi per tutto quello che fate, veramente, grazie tante. Bene, come di consueto, nella ultima parte della regola della sostenibilità andiamo a fare un focus sul mondo del turismo. Abbiamo iniziato con la dottoressa Elisabetta Del Soldato questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia e abbiamo già più volte detto che tanto per viaggiare quanto per accogliere i viaggiatori è importante un determinato livello di consapevolezza, di preparazione, non solo per offrire un prodotto dei servizi turistici adeguati, ma anche per fare in modo che siano sempre più sostenibili e che anche appunto il segmento turismo, tanto importante per il nostro bel paese, sia in linea con quanto delineato dall'agenda ONU 2030. Per farlo abbiamo, come di consueto, con noi in collegamento Elisabetta Del Soldato, già citata, e Maurizio Di Marco, vicepresidente Simtur, nonché presidente dell'Accademia Creativa del Turismo. Buongiorno Elisabetta, buongiorno Marco. Allora, sì, Tony, noi stamattina appunto, il mio in realtà è un breve saluto proprio per introdurre Maurizio, che oggi appunto ci presenterà un nuovo master proprio sul turismo sostenibile e responsabile. E direi che, come hai anticipato tu, oggi è veramente fondamentale andarsi a formare per poter offrire un turismo di qualità e un turismo soprattutto che vada a rispondere a quello che sono, e come abbiamo detto più volte, le esigenze dei nuovi viaggiatori, che sono sempre più attenti a questi aspetti della sostenibilità e del loro impatto nei luoghi che vanno a visitare. Ecco, quindi è sempre più necessario avere proprio dei corsi specifici che vadano a formare il personale che poi dovrà andare ad accogliere i nostri ospiti, i nostri turisti. Quindi io adesso lascio volentieri la parola proprio a Maurizio Di Marco per raccontarci che cosa si fa in questo master. Bene, allora grazie a voi intanto per l'opportunità, perché insomma parlare del nostro lavoro è sempre piacevole, insomma mettere anche, insomma, far presente in momenti meno formali il lavoro che c'è poi dietro la costruzione, diciamo, di un prodotto turistico appunto come quello del Master. Noi siamo una realtà che nasce nel 2004, quindi quest'anno celebriamo i nostri 20 anni di attività in ambito formazione turismo, ma ancora prima, io inizio 20 anni ancora prima nel turismo, quindi nell'82, i primi 20 anni mi sono occupato di turismo attivo,
fino ad arrivare poi agli anni 2000, ai primi anni 2000, con la creazione appunto di un centro studi, all'epoca all'interno di un'organizzazione che si chiamava CTS, ma magari qualcuno di noi, quelli insomma un pochino più age, si ricordano l'importanza di questa realtà, che all'interno aveva anche un dipartimento ambiente molto importante, collegamenti con ETR, Associazione Italiana Turismo Responsabile, e proprio in quel contesto nasce l'idea di un master sul turismo responsabile. Diciamo parte da un problema, nel senso che poi noi parlavamo già di sostenibilità in tanti contesti, spesso in contesti legati all'accademia piuttosto che ai centri studio, ma di fatto non esisteva una pratica del turismo responsabile, cioè come gli operatori turistici avrebbero dovuto poi applicarsi per fare effettivamente dei prodotti che rispondessero insomma ai criteri di appunto sostenibilità, e aggiungerei anche di responsabilità. Poi vedremo, insomma, sono i due valori più importanti dove, no, poi tutto si sviluppa un po' la progettazione appunto di questo master. La sostenibilità è intesa come riduzione degli impatti ambientali, quindi con tutte le pratiche che poi in qualche modo devono essere poste in essere, diciamo, nell'organizzazione del turismo, eh? Quindi gli aspetti legati appunto alla mobilità, gli aspetti legati alla scelta delle strutture ricettive, che possibilmente siano magari certificate anche rispetto appunto ai temi della sostenibilità. Ma poi credo molto importante è stato lo sviluppo del valore responsabilità, che poi è caro ad ITR. In quegli anni le comunità, soprattutto quelle del sud del mondo, erano un po' depredate, subivano insomma l'aggressione dell'industria del turismo, quindi le grandi multinazionali che ovviamente sviluppavano villaggi, alberghi e quant'altro all'interno di queste destinazioni molto belle dal punto di vista naturalistico, quindi con forte attrazione dal punto di vista turistico, ma poi fragili da un punto di vista sociale, quindi queste realtà venivano un po' sfruttate dal turismo industriale. Tutti i benefici che poi questo turismo in qualche modo produceva non avevano alcuna ricaduta nel benessere appunto di queste comunità. Quindi il nostro master lavora su due temi, cioè il tema della struttura, quindi la sostenibilità, ma soprattutto pone al centro le persone e pone al centro le comunità, quindi le ricadute che queste persone e comunità hanno appunto nel ricevere, nell'accogliere appunto i turisti. Tutto quello che in questi 20 anni è stato fatto anche con dei progetti di cooperazione per aiutare queste persone anche a sviluppare delle competenze, perché potessero essere loro in grado di accogliere turisti, quindi di avviare un'economia attraverso appunto i flussi turistici. Quindi c'è questo, e sicuramente c'è molto altro, per esempio l'attenzione all'accessibilità, c'è anche l'attenzione per esempio a tutte quelle pratiche di contrasto alle forme del turismo sessuale per i minori, per esempio. Sono tutte cose drammatiche, come possiamo immaginare, ma è giusto che un operatore turistico abbia consapevolezza che nel fare il suo lavoro mette in moto una serie di dinamiche, e quindi questo master, io dico, eleva oltre agli aspetti tecnici propri della professione, perché non ci dimentichiamo che per fare turismo è necessario poi conoscere la progettazione turistica, la programmazione, insomma tutto quello che poi Elisabetta conosce anche bene. Quindi la pratica tecnica, se vuoi, del turismo, ma è importante che ci sia questa forte consapevolezza. Quindi direi che non è un master nuovo, è un master che nasce quindi nel 2004, è stato un master profetico, perché noi non pensavamo che i giovani potessero reagire in modo così entusiastico a questo prodotto. In realtà quando l'abbiamo lanciato abbiamo avuto veramente delle richieste incredibili di persone che volevano partecipare, quindi i giovani per primi hanno riconosciuto l'importanza di questo prodotto, e che ancora oggi continua ad essere attuale, perché il problema appunto della sostenibilità davanti agli occhi di tutti. Oggi ancora di più c'è un'emergenza chiara, forte, no? Pensiamo solo, no, all'over tourism, a questi concetti che ormai siamo abituati ad ascoltare, a sentire abbastanza frequentemente, ma che insomma negli anni scorsi magari erano un linguaggio proprio solo degli addetti al settore.
Oggi si parla di overturismo, insomma, in tutti i modi. Ecco, noi abbiamo bisogno quindi di persone che siano in grado di fare il turismo, di farlo bene, ma soprattutto che abbiano la consapevolezza di saper anche guidare. Ecco, nella pratica del turismo responsabile, per esempio, c'è la formazione al turista, cioè il viaggiatore viene preparato all'incontro con la comunità, perché deve avere in qualche modo la sensibilità di rispettare soprattutto le persone, no? Che sono presenti in quella comunità, quindi un lavoro che viene fatto su più, diciamo, su più piani e su più livelli. Una figura molto attuale che a mio avviso dovrebbe essere inserita anche nel contesto dell'industria turistica, perché abbiamo bisogno di persone che poi facilitino diciamo, la transizione ecologica anche nei grandi tour operator, quindi quelli che oggi appunto fanno industria e che magari sono ancora molto concentrati sul prodotto, sul profitto, su aspetti come questi, senza rendersi conto che però la gente sta cambiando, la domanda è più sensibile rispetto ai temi della sostenibilità, quindi dovrebbero avere il buon senso di cominciare a fare delle cose con un'attenzione migliore, no? Maggiore rispetto a queste tematiche. Poi fermatemi, se no potrei parlare anche. Me ne stavo rendendo conto. Del resto, però, era importante, doveroso spiegare i motivi per cui è importante formarsi anche su questi temi, e non è un caso che nell'Open Day che avrà luogo proprio oggi dalle 18 alle 19 online sul sito accademiacreativaturismo.it, il primo percorso che vedo nell'elenco, che adesso la regia anche ci condividerà nella pagina di riferimento proprio degli Open Days, è il Master in Turismo Sostenibile Responsabile, perché proprio come ci stavi spiegando, poi questo diventa una leva di straordinaria importanza per i territori, perché consente di sviluppare quelle economie che non soltanto consentono di valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico, storico, ma di fermarsi sui propri territori, di poter sviluppare le proprie esistenze, ecco, non solo valorizzando tutto quanto di bello e importante ci circonda, ma anche le nostre stesse vite. E se lo riusciamo a fare in maggiore sintonia con l'ambiente che ci circonda, avremo vinto tutti. Molte volte lo diciamo in questi giorni, i quali anche lo scenario internazionale è devastato dall'orrore delle guerre. Se scappiamo dai posti o ci facciamo la guerra, quei posti desertificano, si impoveriscono, vengono martoriati. Noi invece dobbiamo coltivare la bellezza, e per farlo nel modo giusto dobbiamo formarci. Tanti percorsi vedo, tanti percorsi a disposizione, quindi rinnoviamo a tutti l'impegno di collegare. Basta semplicemente collegarsi online, ecco, stasera alle 18. Guardi, sulla pagina appunto Open Day del nostro sito c'è la modalità di iscriversi. Nel momento in cui ci si iscrive si riceve poi, diciamo, il link Zoom per poter partecipare all'Open Day, quindi è facilissimo. Noi parleremo un po' di tutti i nostri prodotti, perché ovviamente, insomma, abbiamo diversi obiettivi professionali da parte dei nostri studenti, dei nostri partecipanti, e tratteremo ovviamente anche su, appunto, del Master Turismo Responsabile. Quindi è sufficiente andare sul nostro sito, da lì scegliere Open Day ed iscriversi alla giornata di oggi, e si avrà l'opportunità di ricevere appunto questo link di partecipazione. Molto bene, io mi auguro che siano in tanti a cogliere questa meravigliosa opportunità. Intanto ringrazio Maurizio Di Marco, vicepresidente SIMTUR e presidente dell'Accademia Creativa del Turismo, ed Elisabetta Del Soldato, coordinatrice del Comitato Scientifico SIMTUR, per essere stati anche oggi con noi, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Grazie a te, Tony, ci vediamo presto. Grazie, sì, ciao. Dobbiamo proseguire il nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia, per cui sì, ci ritroveremo prestissimo. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori, buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.